Chi comanda è il padrone, chi comanda è chi controlla la banca centrale, o direttamente o indirettamente attraverso le logge massoniche. Ormai la massoneria francese lo disse chiaramente nell'immediato periodo successivo alla rivoluzione francese. Naturalmente, che significa questo? Che noi dobbiamo cominciare a parlare un linguaggio nuovo. Quando noi apriamo questa trasmissione, l'apriamo con parole semplici e parole chiare, moneta al popolo. Noi siamo per la democrazia integrale. La parola democrazia ci sta bene perché vuol dire sovranità popolare. Benissimo. Allora il popolo deve avere anche la proprietà della moneta. Perché se il cittadino non ha la proprietà della sua moneta, i popoli sono camerieri, dei camerieri, dei camerieri, dei banchieri.